Io dico grazie alla collaborazione dell'ENS con il piano di zona, questa giornata la dovevamo fare un po' di tempo fa, poi per tutta una serie di vicissitudini è stata posposta, però come si dice l'importante poi è arrivare, o meglio iniziare da quello che erano poi gli obiettivi che ci eravamo prefissati, avere sul territorio a disposizione della comunità questo sportello che può essere di grande aiuto come ponte appunto rispetto a quello che è la sede provinciale, che è distante comunque 100 km dal territorio, per cui sicuramente è un servizio che rende giustizia anche rispetto a quelle che sono le esigenze di questa utenza in particolare rispetto a quello che è il mondo della disabilità nel suo complesso. Rapidamente, quali saranno i progetti che verranno promossi dal piano di ZOM insieme all'ENS? Ma questo è tutto da costruire oggi, chiaramente con quella che è anche una penuria, una scarsità di risorse economiche, non è semplice. È chiaro che se si riescono a mettere insieme forme di collaborazione stretta in cui ognuno cerca di fare la propria parte, poi probabilmente si riescono ad ottenere anche risultati maggiori, più che proporzionali rispetto a quelle che sono le risorse che molte volte vengono messe in campo. A Polla, un centro LIS per il Vallo di Diano, di cosa si tratta? Stamattina sono qui a Polla perché presentiamo in conferenza stampa la riapertura dello sportello LIS del Vallo di Diano, che è stato chiuso 2 anni fa. Grazie al dottor Florio del piano di zona S4, questo sportello, questo servizio rivolto ai sordi del Vallo di Diano sarà riaperto. Perché abbiamo tanto voluto questo sportello? Perché la sede provinciale dista tanti chilometri dalla sede di Polla, per cui i sordi del Vallo di Diano non possono usufruire dei nostri servizi. Ecco perché la riapertura dello sportello. Insieme a me stamattina c'è, come potete ben vedere, la rappresentante intercomunale della rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi di Polla, che rappresenta tutto il Vallo di Diano, eletta da poco. I sordi del Vallo di Diano sono davvero molto entusiasti perché lo sportello darà la possibilità di abbattere le barriere della comunicazione. Un appello lo faccio ai sindaci del comprensorio del Vallo di Diano e del piano di zona S4 affinché possano supportare anche loro questo servizio e che spero stamattina siano presenti alla conferenza stampa. Che servizi offrirà questo centro? Ecco, sarà un punto di informazione per le persone sorde, un servizio di ponte telefonico, un servizio di accompagnamento presso gli uffici pubblici e privati, un servizio sportello LIS che vede un'operatrice che accompagnerà i sordi laddove hanno bisogno in posti pubblici o privati.